È con vero piacere che introduco al prossimo relatore. Anche qui siamo a livelli internazionali. Dall'altra parte del mondo, del globo, c'è Cesare Cauduro, secondo me uno dei più bravi BIM manager italiani prestati all'estero, prestati in giro per il mondo, come dicevamo prima. Lui è Digital Engineer Coordinator di ICOM. Ha avuto però tante esperienze in Italia, ve ne parlerà sicuramente lui, e ci parlerà invece di un altro argomento interessante che riguarda i grandi progetti, no? Siamo ormai su, leggendo giornali o comunque nelle ultime notizie, le grandi infrastrutture. L'Italia finalmente, forse, non lo so. Notizia di qualche giorno che vogliono bloccare grandi progetti, però non entriamo nella politica. Molte infrastrutture si stanno muovendo, è tempo di cambiare tecnologia, è tempo di fare il salto di categoria. Uno che da tempo ha studiato queste tecnologie infrastrutturali, che ci ha applicato, che sa usare molto molto bene i software Autodesk e li spinge al limite, è Cesare. Cesare, ci sei? Non ti sentiamo, Cesare. Mi senti, Andre? Adesso ti sento. Ciao, Cesare. Da dove chiami, Ciao. innanzitutto? Allora, sono dalla cucina del mio appartamento a Sydney perché ho la famiglia che di là dorme. Ore sono adesso lì? Sono le 10 e un quarto di sera perché in questo periodo particolare dell'anno abbiamo 10 ore di differenza dovuto al fatto che noi cambiamo leggermente prima l'ora legale. Ci avviamo all'estate, quindi andiamo un'ora avanti, e voi invece vi avviate all'inverno e andate un'ora indietro. Quindi in questo periodo particolare dell'anno ci sono 10 ore di fuso orario. Perfetto, grazie Ho ancora della tua seguito forse. disponibilità, che è tardissimo. Ti lascio ovviamente la parola e il video. Ci sentiamo Sì. poi dopo. Grazie mille, Cesare. Ok. Allora, intanto grazie ancora per l'invito NKE con Andrea e tutti, Alberto e tutti coloro che fanno parte insomma, del team di NKE sono amici da tantissimi anni, quindi ogni volta che c'è la possibilità insomma, di dire qualcosa lo faccio molto volentieri, anche perché sono ovviamente fortemente legato all'Italia, pur avendola lasciata svariate volte perché ci sono tornato, poi sono andato di nuovo via, quindi fa sempre parte insomma del mio know-how e il fatto di voler tornare un giorno in Italia se ce ne sarà la possibilità. Intanto ovviamente ho seguito tutte le precedenti sessioni che sono state assolutamente interessantissime, quindi vi prometto che abbasserò il livello e la qualità delle presentazioni in modo tale insomma, da non mantenere sempre il livello troppo alto, ci vuole sempre qualcuno che lo abbassi leggermente. Allora, mi chiamo Cesare. Come vi ha già introdotto Andrea, in questo momento lavoro per ICOM. Non credo che ICOM abbia bisogno di grandissime presentazioni, anche perché al momento, assieme a Jacobs, dopo l'acquisizione di CH2000, credo che siamo probabilmente la più grossa società di ingegneria al mondo, contiamo circa 93.000 dipendenti sparsi per il mondo. Per quanto riguarda la mia storia, il mio background ovviamente arriva dall'ingegneria civile, nasco nel sud Italia, poi mi sono spostato un po' in giro per l'Italia, prima a Roma, Milano, per poi cominciare ad andare un po' all'estero, sono stato un po' in Medio Oriente, i pallini rossi che vedete sono i pallini dove mi sono fermato per un po' di tempo, poi sono tornato in Italia, poi mi sono spostato in Danimarca a lavorare per un'altra società di ingegneria abbastanza grossa che è la Cowi, sempre per progetti di infrastrutture. Tornato di nuovo in Italia, ho lavorato per qualche mese in Italia e poi ritrasferito adesso in Australia, a Sydney, dove ICOM ha un grosso centro, insomma, cioè, ci sono svariati uffici, quello di Sydney è il più grosso che abbiamo qui in Australia, conta quasi 7.000 dipendenti, ovviamente sparsi per diverse discipline. Io faccio parte di un team abbastanza ristretto dal punto di vista diciamo, della tipologia di lavoro che facciamo, ma ovviamente abbastanza esteso. Siamo un team di digital engineers,
che è un po' il nuovo modo di chiamare quelli che venivano identificati come BIM manager. Per fortuna ogni tanto c'è un refresh delle nomenclature in modo tale che possiamo continuare a mantenere il nostro lavoro. Siamo in quattro nel team di Civil Engineering. Ognuno di noi si occupa di, diciamo, di sviluppare un tema specifico all'interno del Civil Engineering, ma rientriamo tutti sotto il cappello delle opere infrastrutturali. Il team completo di CI, quindi comprende circa al momento un centinaio di persone, più ingegneri, project manager e quant'altro, quindi è un team abbastanza corposo. Se si pensa diciamo, al solo digital engineering. Per quanto riguarda me, in particolare, mi occupo principalmente di fare una sorta di technology enabler, come viene chiamato all'interno della società. Quindi mi occupo, assieme appunto a queste altre persone, di sviluppare workflow, quindi di occuparmi un po' di ricerca e sviluppo, ma soprattutto di trovare il modo migliore per influenzare le delivery e di rendere più efficienti, abbassando, riducendo i costi, insomma, cercando un attimino di fare le cose meglio in meno tempo. L'agenda che volevo presentarvi partirà un po' dal mercato delle infrastrutture, volevo darvi anche un'idea di che cosa si fa in Australia. Volevo farvi una breve panoramica del framework di digital engineering che è stato sviluppato qui in Australia, che diciamo, è il primo attualmente a livello mondiale che copre il digital engineering dal punto di vista delle infrastrutture. Sappiamo benissimo che i cugini inglesi sono stati i primi a sviluppare diciamo, dei processi legati al BIM in generale, ma nessuno fino ad ora si era spinto a sviluppare dei processi che fossero prettamente legati al mondo delle infrastrutture. Transportation for New South Wales, che è l'acronimo che vedete qui, è sostanzialmente il gestore delle infrastrutture australiano, in particolare dello stato in cui mi trovo, appunto, che è il nuovo New South Wales. È stata la prima, diciamo, il primo ente governativo a dotarsi di uno schema interno, di un framework interno per poter dialogare con i consultant, per poter quindi, diciamo, sviluppare delle gare e poi in qualche modo fare in modo che queste cose vengano costruite in maniera assolutamente, diciamo, che rispettassero le normative e le specifiche richieste. Vi farò vedere, insomma, qualche stralcio di questo framework e poi, insomma, parleremo un attimino di quali sono i challenge, le sfide che tutti i giorni affrontiamo nel mondo delle infrastrutture dal punto di vista del digital engineering e quali sono, secondo me, diciamo, le lezioni del lesson learned. Scusate se ogni tanto non mi vengono i termini in italiano, ma no, non parlo frequentemente italiano se non con mia moglie e con i miei figli. Mi piace questo termine chiamato tecnofobia, che è tipico delle società di ingegneria. Sicuramente tutti quelli che sono collegati, colleghi che sono collegati, sono stati o affetti da tecnofobia o in qualche modo ci si sono dovuti scontrare. Insomma, il collega precedente è stato, diciamo, la presentazione del collega precedente è stato un classico esempio di remare contro quella che è la tecnofobia. La tecnofobia tendenzialmente è quella che un po' è la malattia di tutti i project manager e di tutti i technical director. Non si fanno le cose se non si continua a fare nel modo in cui le abbiamo fatte per i precedenti 30 anni, perché altrimenti andiamo fuori budget oppure non sappiamo esattamente dove andiamo ad atterrare alla fine del progetto. Invece il processo che abbiamo utilizzato fino ad oggi è consolidato, funziona, anche se in qualche modo dobbiamo fare le nottate alla fine per poter fare le consegne, però siamo sicuri che le faremo. Beh, io personalmente, quando mi chiedono qual è il mio lavoro, di che cosa mi occupo, mi piace dire che
Io sono un tecnofobia delivery, quindi fa parte del mio lavoro consegnare la tecnofobia. Quindi ogni volta che ho un incontro con i project manager in ufficio, con i technical director, sanno benissimo che se c'è qualcosa di innovativo da poter applicare al progetto, io sarò il primo ad applicarla e non mi interessa principalmente capire fin dall'inizio se atterriamo o non atterriamo, perché in qualche modo atterreremo. Allora, il mercato delle infrastrutture in Australia, uno dei motivi per cui mi trovo qui è che a mio avviso per i prossimi 15 anni ci sarà sicuramente un mercato florido, quindi c'è un boom assolutamente importante delle infrastrutture nel mercato australiano, perché ovviamente l'Australia è un continente giovane, fondamentalmente in via di sviluppo. Sono stati iniettati nel mercato molti fondi dal punto di vista governativo, e come si può notare da questo grafico, fino al 2023 ci sono, insomma, il forecast è abbastanza importante dal punto di vista delle infrastrutture. Ci sono gare praticamente all'ordine del giorno, anche se ci sono cambi a livello ministeriale, tendenzialmente la proiezione è assolutamente molto importante. Ho inserito dei link per quelli di voi, insomma, che hanno la curiosità di andarsi a leggere un po' questi report legati al mercato australiano. Li ho estrapolati appunto da questo sito web che è legato principalmente all'esposizione del mercato infrastrutturale sul territorio australiano. Una delle cose più belle che ho notato qui è che le informazioni sono assolutamente alla portata di tutti. Non c'è nulla di nascosto, tutto è assolutamente trasparente. Tutta la documentazione, ovviamente nei limiti del possibile, è assolutamente reperibile online, quindi chiunque, si parlava prima appunto del popolo che partecipa ai progetti. Beh, qui le community sono molto importanti, sono molto forti. Tutti i progetti di opere infrastrutturali devono passare attraverso un periodo più o meno lungo, in cui viene, diciamo, testato il consenso delle varie community, e non è detto che il progetto vada avanti se queste community alla fine, insomma, non diano assolutamente il consenso. Quindi la parte di rappresentazione dei progetti, soprattutto in fase di concept design, è assolutamente molto importante per cercare di dimostrare alla signora Maria che i chilometri di ferrovia che gli stanno passando davanti a casa sua non impatteranno sulla vista che ha dal balcone, quindi non avrà grossi problemi con la nuova infrastruttura che gli stanno costruendo sotto casa. Ho inserito inoltre questo Australian Infrastructure Investment Report, che vi fa capire anche un po' quali sono gli investimenti dal punto di vista governativo nei prossimi anni. È aggiornato 2007, ma in realtà parla, insomma, un po' delle proiezioni future. Però il succo della situazione è che di lavoro ce n'è e ce ne sarà assolutamente per i prossimi anni, soprattutto nel mercato infrastrutturale. Ci sono appunto due grossi filoni legati ai progetti e alle iniziative. Anche qui ho inserito un paio di video, poi ovviamente immagino che NKB metterà a disposizione le presentazioni, tra cui ovviamente anche la mia, senza nessun problema. La cosa interessante è che, come vi dicevo prima, è tutto assolutamente trasparente ed esiste questa Infrastructure Priority List, che è un live document presente su questo portale, che come vedete è un portale governativo, quindi assolutamente, diciamo, non è un blog, ma è un portale del governo, dove vengono aggiornati, non dico quotidianamente, ma mensilmente, le priorità dei progetti. Quindi, come vi dicevo, appunto, in questo momento il focus è principalmente sulle infrastrutture viarie, infrastrutture ferroviarie, impianti di trattamento delle acque, piuttosto che aeroporti, piuttosto che nuovi impianti offshore e così via. E la priority list viene aggiornata sulla base, appunto, di investimenti, di come si vogliono
indirizzare gli investimenti sulla base appunto del consenso delle varie community. Quindi se una community tende a frenare determinati progetti, la priority list viene automaticamente aggiornata per dare priorità ad altri progetti perché non si vogliono comunque perdere i fondi di investimento e quindi si vuole comunque continuare con il processo di progettazione. Quindi, dando queste premesse, Transportation for New South Wales, che è appunto, come vi dicevo, l'organo governativo nello stato del New South Wales per la gestione dei trasporti, si è dotata nell'arco di 3 anni, ha rilasciato quest'anno questo Digital Engineering Framework, dopo un lavoro veramente molto, molto dettagliato, durato più di 3 anni con l'aiuto di vari consultant, tra cui AECOM, ARUP, WSP, quindi nomi assolutamente Jacobs, nomi assolutamente di tutto rispetto. L'idea era quella appunto di collezionare le esperienze che tutti questi gruppi di consultant più general contractor, tutti i vari stakeholders coinvolti nel processo del life cycle dei progetti avevano avuto in giro per il mondo. L'idea era appunto quella di mettere tutti seduti attorno ad un tavolo e cercare di capire come affrontare dalla fase di concept fino alla fase di handover un progetto di infrastrutture. La stessa Uniclass, che è l'organismo di classificazione degli elementi tipicamente UK, ha aperto un capitolo solo ed esclusivamente per Transportation for New South Wales, dove sono stati aggiunti dei nuovi codici per le classificazioni delle infrastrutture sulla base delle richieste di Transportation for New South Wales. Quindi, come vi dicevo, l'organo governativo australiano è stato pioniere, da questo punto di vista. C'è ancora tantissimo da lavorare in questo ambito ed è il motivo per cui il framework è stato pensato diciamo, di essere rilasciato in varie fasi. La fase 1, che è questa release 1 che vedete nella slide, comprende quattro principali documenti, che è questo Interim Approach, che in qualche modo spiega come il framework è stato concepito e quali sono le release future, quali sono gli obiettivi futuri del framework. Esiste il documento principale che è questo I&S Digital Engineering Framework Document, che in qualche modo dà le linee guida sulla gestione degli asset. Il Digital Engineering Standard Document che definisce, diciamo, dal punto di vista tecnico quali sono i requisiti anche dal punto di vista del procurement dei contractor per diciamo, fornire e consegnare un progetto nel formato richiesto da Transportation for New South Wales e ovviamente con una template di execution plan che vi posso garantire non ha nulla, diciamo, di diverso dai classici execution plan che si sono visti in giro. Anche qui tutto assolutamente disponibile online. Ho messo un link dove potete tranquillamente collegarvi e attraverso semplicemente un'email riceverete questi quattro documenti. Non c'è nessuna restrizione, nessun vincolo, anzi, Transportation for New South Wales è assolutamente aperta, ci sono le mail anche delle persone direttamente interessate, è assolutamente aperta alla discussione, è un processo che è ancora assolutamente, non dico embrionale perché è già stato applicato e in alcuni progetti che in questo momento sono stati assegnati, è stato già richiesto l'utilizzo di questo framework, ma è un processo live che quindi in qualche modo sappiamo benissimo che cambierà. Quindi, come potete notare da questa slide, nella release 1 vengono stabilite tutte le specifiche per la produzione di disegni CAD piuttosto che il document management, quindi il common design environment, su come consegnare i progetti 3D in formato AFC, che poi è stato il formato
Open BIM che è stato designato come formato migliore per la consegna dei modelli. La fase 2 invece introdurrà tutta una serie di altre specifiche più dettagliate per la gestione dei costi, per la gestione degli asset, quindi dopo la consegna dei progetti, fino ad arrivare ad una fase assolutamente futuribile in questo momento, che sarà quella di creare dei servizi lato web a cui diciamo, i vari addetti al settore si potranno collegare per poter gestire la connessione dei dati e quindi scaricare dati piuttosto che fare upload direttamente dei dati. Si parla tantissimo oggi di big data. Beh, questo è quello a cui si vuole arrivare nei prossimi anni, anche dal punto di vista infrastrutturale, quindi tutti i dati che siano dati territoriali che già sono disponibili fino a dati di utilizzo vero e proprio delle infrastrutture, si parla di smart infrastructure, saranno tutti disponibili attraverso il web e in qualche modo saranno interrogabili. Sì. Sia dalle community, sia ovviamente dagli addetti al settore. Quindi vi consiglio vivamente di andare a dare un'occhiata, ripeto, perché per chi come me in questo momento si occupa di infrastrutture, troverà assolutamente delle linee guida interessanti che sono simili a quelle che vengono utilizzate nei building, ma che assolutamente hanno le loro peculiarità. Peculiarità perché? Perché ci sono ovviamente delle sfide nei progetti di infrastrutture. Beh, sicuramente la complessità ingegneristica di un'infrastruttura, per quanto possano essere complessi gli edifici o gli stadi piuttosto che delle stazioni o qualsiasi cosa che sia assimilabile ad un edificio, le opere di ingegneria civile hanno una complessità intrinseca che è quella che ogni progetto è assolutamente unico. Perché ogni progetto è assolutamente unico? Perché per prima cosa bisogna lottare con quella che è l'incertezza. Se parliamo per esempio della geotecnica, possiamo fare tutte le prove di suolo, possiamo fare tutti i sondaggi che vogliamo, ma avremo sempre una percentuale di incertezza su quello che andremo a trovare, soprattutto quando si fanno opere in sotterranea, come possono essere dei tunnel, delle gallerie, tutto quello che riguarda degli scavi meccanizzati. Nella maggior parte dei casi si hanno delle pianificazioni molto, molto restrittive, soprattutto quando, per esempio, bisogna mantenere in funzione delle linee ferroviarie ed evitare che queste linee ferroviarie abbiano appunto diciamo delle interruzioni che potrebbero causare problematiche al pubblico. Quindi bisogna sempre pensare che le opere di infrastruttura hanno a che fare con un numero elevato di persone che tutti i giorni magari devono andare al lavoro e che in qualche modo si arrabbierebbero se non riescono più a prendere il treno tutte le mattine e farsi loro bravi 20 minuti o 40, un'ora di treno per arrivare al loro ufficio. Quindi nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di raddoppi di linee ferroviarie, piuttosto che diciamo, smaltimento di vecchie linee per trasformazione in nuove linee, bisogna sempre tenere in considerazione che chiaramente il cantiere è assolutamente molto, ma molto complesso. Dall'altra parte ovviamente c'è il cliente con i vari contractor che hanno delle richieste assolutamente molto elevate e che in qualche modo richiedono informazioni sempre per il giorno prima perché devono andare avanti col cantiere, non si possono fermare e dal punto di vista di un consultant questo diventa estremamente complesso da gestire. L'ultima, ma non la meno importante, è la lotta interna che vi anticipavo precedentemente, quella legata alla tecnofobia, che è quella di dover appunto scontrarsi con ingegneri piuttosto che project manager o chi comunque fa il lavoro, soprattutto i senior, che in qualche modo non vogliono cambiare il loro modo di lavorare, nella maggior parte dei casi fare degli sketch da dare a qualcuno da sviluppare. Beh, noi come Digital Engineers entriamo a gamba tesa su queste cose perché a noi piace fare le cose, a noi piace fare i cubettini collegati con le vignette e risolvere i problemi con la matematica quando questo si può fare.
fare. Questo è ovviamente quello che viene definito come computational design, quindi applicazione delle strategie computazionali ai processi di progettazione, andando assolutamente contro la linea tradizionale che è quella dell'intuizione ingegneristica e dell'esperienza per la risoluzione dei problemi, cercando di utilizzare i computer, la potenza di calcolo o in generale degli algoritmi intelligenti per creare degli algoritmi che risolvano questi problemi, che si basino sì sull'esperienza delle intuizioni, ma che in qualche modo trovino le soluzioni in maniera più o meno automatizzata. Da quando ho iniziato la mia carriera, ma principalmente adesso, da quando sono in ICOM, fin dal primo giorno mi è stato chiesto di preoccuparmi di risolvere alcune problematiche di design. Quindi, principalmente nell'ambito civile, ci occupiamo di progettazione di sistemi di smaltimento delle acque, quindi drainage. Facciamo tantissimi retaining walls, quindi molti muri di sostenimento legati soprattutto appunto alla gestione dei movimenti terra, sia diciamo fuori terra, sia ovviamente di stabilizzamento delle opere sottoterra. Ci occupiamo ovviamente di fare verifiche, scusate, dal punto di vista della cinematica degli sviluppi dei treni piuttosto che di qualsiasi organo in movimento sulle varie linee. Ci occupiamo di chiaramente progettare tutta la parte di elettrificazione delle linee ferroviarie, segnaletica e ovviamente tanto, tanto, tanto altro. Come vi dicevo, non esistono linee dritte nei nostri progetti, e questo rende le cose assolutamente molto, ma molto più complesse. Vi farò vedere adesso alcuni esempi, per quelli che mi conoscono sanno benissimo che non sono un. Mi piace insomma entrare spesso nei tecnicismi, non me ne vogliano coloro che magari hanno un po' meno dimestichezza con questi tecnicismi, però. Mi piace dimostrare le cose facendo vedere quello che realmente viene fatto sui progetti. Una delle prime sfide è stata quella di affrontare appunto una conversione di modelli. Una delle più grosse sfide per noi è sempre quella di creare dei flussi di lavoro fra software diversi. Beh, la prima sfida per me, quando sono arrivato qui in Australia, è stato il primo giorno quando ho sentito parlare di questo 12D. Tutti mi parlavano di questo 12D, 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 e io facevo: ma che è sto software? A che serve questa cosa? E in realtà poi ho scoperto che sul mercato australiano questo è, diciamo, l'alter ego di Civil 3D. E allora gli ho detto: ma perché non usiamo Civil 3D? Abbiamo un contratto, abbiamo un agreement a livello enterprise, abbiamo tutti i software, non vedo per quale motivo dobbiamo usare questo. Semplicemente perché storicamente questo software è sul mercato australiano, storicamente il governo richiede che gli output vengano fatti attraverso questo software, quindi non c'è assolutamente storia. Ho scoperto poi che il software è assolutamente valido, è un software molto molto valido, in grado diciamo di gestire progetti di elevata complessità a livelli dei software Bentley. Purtroppo non me ne vogliano gli amici di Autodesk, ma Civil 3D ha ancora delle grosse limitazioni quando si parla di progetti veramente molto grandi e molto complessi. Ci stiamo arrivando, ci sono dei modi per poterli gestire, però ha ancora qualche problemino quando appunto si parla di veramente di progetti complessi. Quindi la prima sfida era stata quella di dire: ok, vogliamo avere un modello in Revit. Perché? Perché vogliamo fare in modo di avere un progetto, un modello che abbia un livello di dettaglio più elevato dal punto di vista della modellazione, vogliamo poter gestire le fasi di costruzione e in generale vogliamo avere un coordinamento migliore attraverso, diciamo, con gli altri modelli che invece venivano già gestiti in Revit, come per esempio le linee di elettrificazione. I lowlights ovviamente sono che l'esportazione da 12D doveva essere un file Excel in qualche modo con tutti i pro e i contro dell'utilizzo di un file Excel.
Questo che vedete ovviamente è l'export. Come potete notare ci sono una serie di colonne con tutte le informazioni, ma principalmente diciamo, il problema più grosso era quello di rendere questi dati consistenti. Non è tanto il creare un workflow che sia in grado di gestire questi dati, è più che altro fare in modo che questi dati siano sempre consistenti. Quindi i dati principalmente erano costituiti da le informazioni sui pit, le location, quindi la georeferenziazione di questi pit, le dimensioni di questi pit e le tubazioni che connettevano questi pit con le informazioni sulle fasi di eventuale creazione o demolizione sia dei pit, quando erano dei pit esistenti che andavano demoliti, sia delle tubazioni nel caso in cui appunto ci fossero delle nuove tubazioni rispetto a delle tubazioni che venivano demolite. Tutte cose che chiaramente non era possibile gestire con il software di progettazione, diciamo civile, che era 12D, che in qualche modo non possono essere assolutamente gestite anche con Civil 3D o altri software di progettazione civile, ma che con Revit sappiamo benissimo possono essere tranquillamente gestite. Quindi la sfida era quella di dire: ok, abbiamo un nuovo modello, diciamo, di fluidodinamico, dobbiamo in qualche modo generare il nuovo modello di Revit. Siccome questa cosa avveniva ovviamente un giorno sì, un giorno no, bisognava inventarsi qualcosa che lo facesse in maniera pseudo-automatica. Abbiamo utilizzato Dynamo con tutta una serie di automatismi scritti anche in Python, come potete notare da questa slide, che in qualche modo andavano a spolpare questo file Excel in modo tale da tirar fuori tutte le informazioni possibili e immaginabili e ristrutturare il modello in Revit utilizzando questo file Excel. Questo è un esempio di una riga in cui si vedono. Cesare, scusami se ti disturbo. Ovviamente Cesare è stato il nostro docente, lo farà ancora per quanto riguarda la parte di Dynamo, di Computational Design. È ovvio che questa è una parte importante, come avete visto, nella progettazione quotidiana, soprattutto nelle infrastrutture, ma ormai è diventato un po' ovunque, anche nel building e nelle altre attività di progettazione. Dato che ci sono parecchi architetti magari che ci stanno seguendo, non spaventatevi, però questo è il futuro ovviamente di chi maneggia questi strumenti BIM. Cesare è sicuramente uno dei più esperti a livello internazionale, e quindi li utilizza in maniera molto veloce e anche molto intuitiva. Fermo restando che ovviamente anche lui si è dovuto, secondo me, smazzare queste cose per poter ottenere i suoi risultati. Era giusto una precisazione. Assolutamente. Scusami, Sì, Cesare. assolutamente, assolutamente. È un processo che è iniziato un po' di anni fa, che vedrete, diciamo, nelle mie conclusioni mi ha portato a fare delle valutazioni, insomma, sulla mia carriera stessa. Come dicevo, appunto, queste informazioni sono abbastanza tecniche, non mi soffermo su quello che c'è scritto, ma in generale dava un'idea di dove questi diciamo pozzetti erano collocati, dei codici su questi pozzetti e sulle tubazioni che li connettevano. Il risultato finale passava attraverso la manipolazione delle geometrie vere e proprie di questi pozzetti, fino a dover, insomma, trovare esattamente qual era la connessione è la diciamo, posizione esatta in cui diciamo, il piping veniva collegato al pozzetto stesso. Questo per tutta una serie di motivi che erano non solo di rappresentazione corretta, ma soprattutto di quantificazione delle tubazioni stesse. Quindi capite bene che i livelli possono essere molto, molto diversi fra i vari pozzetti, il piping ovviamente di conseguenza. Di nuovo c'è stata una forte componente di Dynamo per la risoluzione di questo progetto, che mi ha portato via circa 2 settimane di lavoro, considerando un lavoro full time, ma che ha ridotto i tempi di rimodellazione da ovviamente 2 o 3 giornate, che erano quelle precedenti, dovendo fare le cose a mano e andando semplicemente a modificare qualcosa, a
circa 3 minuti per poter rimodellare un intero progetto su 4 fasi di costruzione. Quindi capite bene che il ritorno di investimento è stato assolutamente elevatissimo. Quello che vedete qui appunto di nuovo uno screenshot con alcune linee di codice Python che è un po' alla base anche dell'utilizzo di Dynamo quando si vogliono creare dei processi un po' più complessi. Mi piaceva finire questo primo esempio con l'esempio appunto del modello finale. Come vedete, gli elementi sono assolutamente degli elementi non semplicemente geometrici, ma possiedono tutte le informazioni fluidodinamiche e non, possiedono le informazioni sulle fasi, quindi notate che ci sono una serie di link dall'altra parte e cambiando la fase di progetto, ovviamente vedete che il modello si aggiorna ed è un qualcosa che chiaramente aiuta tantissimo in fase anche di clash detection nel momento in cui bisogna gestire le fasi di cantierizzazione di questo progetto stesso. Quindi abbiamo usato Dynamo e Revit in questa diciamo, fase proprio per spingere al massimo quelle che sono le capacità del Revit. Vado abbastanza velocemente su questo video perché insomma mi serviva semplicemente per rendere l'idea di come utilizzare in questo modo Excel, principalmente Dynamo e Revit per poter rimodellare un qualcosa che sì è stata già progettata da qualcun altro ma che non dà diciamo, quel numero di informazioni tali da poter garantire il risultato finale. Stessa cosa, passiamo a un'altra tipologia di elemento classico per quanto riguarda l'ingegneria civile, che sono i muri di contenimento o i muri in noise wall, quindi antirumore. Anche qui l'idea era quella di partire da una sorta di linea tracciata da un ingegnere su un profilo del terreno e andare a ricostruire un modello che in qualche modo aumentasse il livello di dettaglio, che gestisse le fasi costruttive e che ovviamente desse maggiore importanza alla fase di coordinamento, garantendo appunto anche diciamo che venissero rispettate le specifiche di costruzione di questi pannelli stessi. L'output nuovamente era un output assolutamente scarno, quindi stiamo parlando in questo caso addirittura di un file CSV, nemmeno di un file Excel, dove c'erano semplicemente dei punti capisaldi lungo il percorso del muro di contenimento piuttosto che del muro antirumore, e da questi pochi punti ovviamente bisognava ricostruire il modello intero. Qui ho messo un video che fa vedere esattamente quello di cui si tratta, quindi qui vedete la superficie così come è stata esportata da Civil 3D in questo caso, importata all'interno di Revit come base e qui vedete ovviamente lo script di Dynamo che in qualche modo legge questo file CSV, si basa su una serie di diciamo di input di specifiche di partenza che sono la dimensione tipica del pannello singolo, la posizione di questi capisaldi e ovviamente la geometria stessa del terreno su cui bisogna appoggiarsi. La sfida più importante in Revit, che non è assolutamente un software infrastrutturale, è quella di poter creare quelle che vengono chiamate sezioni longitudinali. In Revit sappiamo benissimo che possiamo creare delle sezioni che in qualche modo guardano in una determinata direzione. Quello che non possiamo fare è creare una sezione che segua un profilo di una curva. Ci siamo dovuti inventare diciamo una sorta di escamotage per poter fare un fake di questa diciamo, proiezione longitudinale, che è quella che state vedendo in questo momento, che in qualche modo replicasse una sorta di srotolamento della curva in una vista frontale. Questo è fondamentale perché anche dal punto di vista progettuale, ovviamente il posizionamento di questi pannelli viene fatto non sull'elemento tridimensionale, ma viene fatto su un elemento appunto bidimensionale. Quindi gli ingegneri stessi avevano la possibilità di vedere questi capisaldi in rosso sul modello, che erano i punti da cui dovevamo assolutamente passare con i nostri pannelli.
con tutta una serie appunto di informazioni e di georeferenziazione dei pannelli stessi, e di utilizzare poi lo script per posizionare i pannelli. Come vedete, lo script era assolutamente diciamo parametrico e permetteva all'ingegnere stesso di andare a definire all'inizio della muratura, piuttosto che alla fine, il numero di diciamo mezzi pannelli che potevano essere utilizzati. Ci sono tutta un'altra serie di automatismi che in qualche modo permettevano in real time all'ingegnere stesso di, senza diciamo, l'ausilio di un modellatore, di poter andare a visualizzare appunto il risultato finale della muratura stessa. Vedete che qui non passava attraverso questo, diciamo, questo punto cardine, si poteva a questo punto gestire meglio la tolleranza di ricerca di un punto caposaldo e a quel punto splittare in due il pannello stesso e quindi avere il modello finale dell'oggetto. La visualizzazione tridimensionale poi aveva il suo, diciamo, digital twin digitale in maniera completamente flat, che era questa qui, all'interno di una vista di sezione e che in questo modo ci permette di creare appunto queste sezioni longitudinali che altrimenti non sarebbe possibile creare all'interno di Revit. Queste poi vengono esportate per la documentazione e ovviamente sono sempre collegate al modello 3D stesso. Una delle sfide più importanti, secondo me, quando si parla di BIM in generale, ma di progettazione parametrica, è capire fin dove spingersi con i tool, appunto come Dynamo, e fin dove trasferire l'intelligenza all'interno delle famiglie stesse. Revit è uno strumento estremamente potente, che ci permette di trasferire molta dell'intelligenza all'interno della famiglia stessa, con le opportune modifiche, dandoci la possibilità appunto di non dover creare degli script estremamente complessi, ma di poter far sì che molta dell'intelligenza venga già gestita all'interno della famiglia. Quindi utilizzare lo script solo ed esclusivamente, per esempio in questo caso, per il posizionamento dei pannelli, ma dare poi al pannello stesso un'intelligenza intrinseca per comportarsi di conseguenza sulla base di determinate scelte progettuali. Quindi uno dei lavori, secondo me, più importanti quando si approccia la creazione di una famiglia è quello appunto di capire fin dove spingersi con l'intelligenza nella famiglia e fin dove arrivare poi con, diciamo, dove sopperire questa intelligenza con, diciamo, con la computational design. Un altro tool sviluppato internamente, questo è veramente per gli addetti ai settori, è stato quello di creare una sorta di verificatore degli inviluppi cinematici diciamo, dei treni. Il tool è un tool che in qualche modo legge le informazioni da Civil 3D sull'alignment e ricrea tutte le diciamo gli spostamenti del treno in fase di curva principalmente o di transizione. Perché questo è molto importante? È molto importante dal punto di vista del coordinamento, proprio perché ci permette, sulla base delle specifiche, di capire se magari l'inviluppo del treno in curva, capite bene che il treno in curva ha una sua, diciamo, inclinazione per poter mantenere la velocità. Se in qualche modo va a impattare contro della segnaletica presente, piuttosto che si avvicina troppo e non rispetta più determinate tolleranze. Bene, questo tool non fa altro che farsi un bel po' di calcoli, come potete vedere da questo video, e tirar fuori lungo tutto l'alignment diciamo, con un intervallo definibile dall'utente, quindi magari anche ogni singolo metro. Qual è la posizione esatta di quella tipologia di treno all'interno di quel determinato alignment? Perché? Perché alla fine di tutto questo processo, adesso vado un po' più spedito, abbiamo la possibilità di importare tutti questi dati attraverso un formato di interscambio che è un formato testuale fondamentalmente, un po' più evoluto ma testuale comunque, che è il JSON, di poter importare queste informazioni all'interno di Revit e con uno script estremamente semplice
utilizzando Dynamo, quindi ricreare appunto questo inviluppo cinematico all'interno di Revit. Una volta creato questo inviluppo cinematico, potremo utilizzare chiaramente questo solido, che altro non è che un solido, all'interno di Navisworks per fare i nostri controlli di interferenza con le altre strutture derivanti appunto dalle altre discipline. Possono essere le linee di elettrificazione piuttosto che altri elementi lungo la linea. Il tool è estremamente semplice, anche in questo caso ha ridotto di tantissimo i tempi di modellazione. In realtà ha introdotto un qualcosa che prima non veniva fatta se non in 2D, veniva fatta una verifica, ma fondamentalmente era una verifica un po' empirica delle cose. In questo caso invece siamo in grado di poter avere con estrema accuratezza la posizione del treno in ogni singola fase dell'alignment. E quindi di conseguenza avere un coordinamento. È stato assolutamente apprezzato dai clienti che hanno riscontrato delle problematiche che invece precedentemente non era possibile verificare. Assolutamente tantissimo altro ancora, non riesco a farvi vedere tutto quanto, ma fondamentalmente quello che vedete qui, per esempio, sono appunto le linee di elettrificazione, soprattutto le strutture a sostegno delle linee di elettrificazione, anche queste completamente modellate all'interno di Revit, e di conseguenza ci ha dato la possibilità di avere un modello non solo ad elevato dettaglio, ma soprattutto di avere un modello dinamico che in qualche modo potesse essere utilizzato per il coordinamento e per la fase di cantierizzazione. In questo progetto particolare sono state anche create delle tavole di reinforcement di tutte le strutture in cemento armato, come per esempio quel muro di contenimento, quei pali di sostegno che vedete sulla parte, nella vista tridimensionale. Tantissimi altri sono stati gli utilizzi in questo progetto, per esempio in questo caso un esempio di visibilità della segnaletica. Come vedete, lungo la linea ovviamente ci sono tutte le linee semaforiche che identificano per il treno la possibilità di passare oppure no, e bisogna rispettare determinate normative sulla visibilità di questi segnali da una certa distanza. Utilizzando ovviamente anche in questo caso un mix di Dynamo e di programmazione, in qualche modo sono stato sviluppato un tool che sulla base del posizionamento delle segnaletiche e sulla base dell'alignment, quindi della linea del treno, è in grado di generare questi solidi che in qualche modo ci fanno capire se ci sono le giuste sovrapposizioni di visibilità delle segnaletiche. Inutile sottolineare che tutto quello che era il risultato di questi modelli viene federato all'interno di Navisworks, e utilizzando tutta una serie di controlli all'interno di Navisworks ci dà la possibilità di estrapolare dei report, quindi non solo di clash detection come viene solitamente pensato Navisworks, ma anche di gestione delle specifiche, verifica delle specifiche utilizzando delle geometrie a sostegno di queste informazioni. Vado verso la conclusione. Capite bene che, come anticipava Andrea, le cose stanno un po' cambiando. Dal punto di vista delle competenze, ovviamente, non solo ingegneristiche, ma anche dal punto di vista della tipologia di persone che vanno, ingaggiate nei nuovi processi. Beh, sicuramente adesso si guardano con un occhio sicuramente diverso le persone che hanno un minimo di competenze anche nella fase di sviluppo, per sviluppo intendo sviluppo di tool, quindi conoscenza di linguaggi di programmazione, conoscenza delle tematiche legate alla gestione dei dati, alla gestione delle geometrie complesse. Mi piace sempre mettere dei richiami ad alcune letture molto interessanti. Questa qui è legata alla matematica per il computational design. Siamo tutti bravissimi, siamo tutti usciti dall'università con tante nozioni. Peccato che poi dopo un po' di tempo ci dimentichiamo le basi vere e proprie. Ops.
che sono fondamentali nel computational design, come per esempio i vettori, le matrici di trasformazione, piuttosto che curve parametriche e quant'altro. Quindi ogni tanto fa bene tornare un attimino indietro e ricordarsi quello da cui arriviamo. Quindi dicevo, le competenze cambiano, sicuramente Dynamo sta prendendo molto piede, non solo nel lato building, ma anche lato infrastrutture, e vi ho fatto vedere alcuni esempi di utilizzo, ma ce ne sono veramente tantissimi altri. Ci sono un sacco di possibili documenti più o meno gratuiti su Dynamo disponibili sul web. Ci sono una serie di training base, ovviamente, che danno una panoramica sulle informazioni, ma non sono ovviamente calati sulle esigenze quotidiane che tutti gli studi di ingegneria o di architettura hanno, ma possono dare una prima infarinatura prima di muoversi verso altri obiettivi. E in generale, quello che per quanto mi riguarda è la lezione imparata da tutto questo, è che a un certo punto ho dovuto cambiare la direzione della mia carriera, perché mi sono reso conto che gli skill richiesti dal punto di vista di quello che oggi viene definito il digital engineer sono assolutamente cambiate. Bisogna confrontarsi con quello che al momento è sulla bocca di tutti, che sono il machine learning piuttosto che la gestione dei big data, anche se io personalmente ho ancora i miei dubbi su come applicare il machine learning sui progetti di ingegneria civile, ma questo può essere sede di un'altra discussione. E in generale bisogna aumentare la capacità di comunicare soprattutto ai project manager piuttosto che alle committenze, ma anche internamente ai technical director, tutta la vecchia guardia, in qualche modo, che i workflow stanno cambiando e che in qualche modo non bisogna essere dei tecnofobici, ma bisogna sposare la tecnologia perché sul lungo ovviamente c'è un grosso ritorno di investimento. Le informazioni, lo scambio di dati e i processi sono la base di tutto e come avete visto anche un organo governativo importante come quello dei trasporti australiani si è dotato di un proprio framework per la gestione dei dati stessi. Quindi è assolutamente importante affrontare questi progetti con la dovuta dose di tecnologia e la dovuta dose di capacità ingegneristica. Detto questo, vi lascio. Se avete qualche domanda, Ciao Cesare, c'è qualche domanda? Vabbè, ci chiedono in quanto tempo si è voluto per gli script di Dynamo. Io penso che non ci sia una risposta precisa. Comunque, se vuoi, bella domanda. Si Bella direbbe, domanda, dipende dal però. progetto, dalla complessità, tante cose. Come diceva Picasso, ci posso mettere 80 anni a fare un quadro. Detto questo, insomma, se vuoi rispondere, c'è anche Ma un'altra allora, domanda poi. sì, no, in generale, allora, comprendere Dynamo, imparare Dynamo dal punto di vista del tool, ci vogliono 8 ore di corso, ce ne vogliono magari 10 o 12 per un corso più avanzato dove si studia Python. Capire come applicarlo, e quello non lo potrà insegnare mai nessuno, perché la cosa più importante che personalmente cerco di trasferire quando faccio dei corsi non è tanto il tool di per sé, ma è la filosofia che c'è dietro Dynamo, che c'è dietro Grasshopper, che c'è dietro tutti i software di computational design. Quindi bisogna un attimino pensare a scomporre i problemi grossi in problemi più piccoli e a quel punto cercare di trovare degli automatismi all'interno di questi problemi piccoli e poi mettere tutto insieme per creare un grande automatismo. Il tool di per sé non è assolutamente complesso. È semplicemente entrare nella filosofia dell'utilizzo che può essere difficile e personalmente ho visto che ci sono proprio alcuni che non riescono in qualche modo proprio a sposare quel tipo di filosofia. Per quanto gli si possa insegnare o gli si possa far provare, gli diventa proprio difficile avere in mente la big picture di come gestire le cose. Quindi non Certo, c'è un tempo vero e proprio. ti ringrazio.
Vi ricordo, non voglio fare il commerciale di turno, che Cesare Claudio è un nostro docente dall'altra parte del mondo, però ha tenuto dei corsi molto, molto interessanti e molto seguiti sia sul computational design sia sull'utilizzo avanzato di Navisworks. Quindi se volete chiedere informazione, chiedici pure per poter ovviamente soddisfare le vostre esigenze. L'ultima domanda che ci chiede Enrico da Londra, quindi abbiamo gente collegata un po' da tutto il mondo, devo dire, che vorrebbe chiedere a come gestiscono il workflow dei disegni in un progetto così complesso, ovvero vedo che i disegni sono divisi per phases nel progetto browser, sono anche vere e Sì. proprie Revit phases o solo fasi di progetto? Chiede Enrico. Allora, in generale la delivery è veramente molto complessa. Posso dire, diciamo, senza nascondermi dietro un dito, che ovviamente tutti i disegni vengono assolutamente ancora consegnati in CAD. Il nuovo Digital Framework non richiede più la consegna del CAD, ma accetta la consegna dei PDF più il modello, ma fino ad oggi la delivery è stata sempre fatta in CAD, e questo, diciamo, rende le cose molto, ma molto più complesse. Dall'altra parte, ovviamente, come dicevo, c'è il fatto di dover mettere insieme tanti di software diversi che sì, esportano tutti in DWG, ma esportano in DWG tutti in maniera diversa, a partire da Revit fino ad arrivare a Civil 3D, fino ad arrivare a qualsiasi altro. Dall'altra parte, ovviamente, c'è una storia molto importante di customizzazione di AutoCAD all'interno di ICOM, che ha portato ad avere dei tool che velocizzano il processo. Mettendo tutto insieme, ci si mettono anche ovviamente le fasi progettuali. Dal punto di vista di questo progetto in particolare, c'erano quattro fasi progettuali legate al possesso delle varie zone e, come dicevo prima, diciamo, al dover mantenere le linee sempre operative. Qui si trattava di due linee di treno, non di light rail, ma di heavy rail in città. Entrambe devono essere ricondizionate, quindi devono essere aggiornate, ma una linea deve essere sempre mantenuta operativa, con gli eventuali scambi, quindi con delle linee intermedie, e il tutto è stato diviso in quattro fasi di cantierizzazione, diciamo, di fasi di progettazione, tali per cui viene prima sospesa una linea e fatta una linea temporanea. Dopodiché viene costruita quella linea, l'altra viene resa temporanea e demolita, e poi alla fine si ritrovano tutte e due le linee funzionanti. Detto questo, ogni singola fase, stiamo parlando di un progetto di detail design, comprende tutta una serie di revisioni da parte del cliente, con consegne settimanali. Quindi capite bene che il processo è assolutamente complesso, e la parte più importante, più difficile, è stata appunto mettere tutto insieme e cercare ogni settimana di tirar fuori un disegno che venisse fuori sempre nello stesso modo. Non è assolutamente semplice. Utilizziamo internamente, ovviamente, un sistema di Common Design Environment, che non è Autodesk, perché ovviamente non si usa soltanto, come dicevo, software Autodesk, ma si usa tantissimo Bentley, soprattutto per la fase di gestione dei tracciamenti. Il tutto alla fine deve essere tradotto in CAD. Non so quanti di voi, insomma, si sono scontrati col dover tirare sezioni all'interno di Revit, ma io, tanto lo posso dire, per me sono le 11 di sera, io tiro bestemmie tutte le volte che devo fare una sezione in Revit, proprio Sono le perché. 11 per te, per noi è l'una. Vabbè, non ci sono bambini collegati, No, però assolutamente diciamo, non è. ci sono grossi problemi dal punto di vista non building ma infrastrutturale per quanto riguarda le sezioni Revit, e questo ci ha creato non pochi problemi di workflow. Giusto per, diciamo, concludere, aperta e chiusa parentesi, dobbiamo ovviamente far rientrare il tutto in una delivery che sia sempre tirata fuori nello stesso modo, utilizzando più software. Ce la facciamo. In primis, ho dovuto sviluppare dei tool di interscambio e di estrazione delle informazioni da Revit verso i title block di AutoCAD, piuttosto che ricostruzione delle sezioni in Revit utilizzando delle linee. Quindi mi sono dovuto inventare un po' di escamotage per far sì che poi alla fine, insomma, le cose funzionassero tutte Certo. e che ci fossero.
Che è poi il lavoro di un ottimo BIM manager. Ti ringrazio tantissimo, Cesare. Se non hai nulla da aggiungere o ci sono delle domande, direi che possiamo fare una pausa. Ci rivediamo qua intorno alle 14. Grazie ancora, Cesare. È stata Ciao, molto, ciao, molto ciao. interessante, considerando che in questi anni proprio le infrastrutture sono in un vero e proprio fermento. Stanno arrivando anche in Italia tanti progetti BIM Mandate, quindi ne vedremo delle belle anche qua. C'è urgenza. No, gli ultimi fatti ne sono la testimonianza di avere il controllo, la gestione attraverso strumenti digitali, che ormai le tecnologie ci sono, basta saperle utilizzare. E comunque grazie anche a Ecom per la sua testimonianza. Grazie ancora a Grazie Cesare, noi ci sentiamo presto a te. e Ciao. sospendiamo per un attimo, ci aggiorniamo verso le 14, ci sarà un altro intervento molto interessante, parlerà Gianni Turrina che è Environmental Engineer di ETC Engineering, ci parlerà del BIM nella progettazione di impianti di trattamento delle acque reflue, quindi un'altra case history diversa ancora, sempre più legata alla parte engineering e diciamo impiantistica, però è un tema attualissimo perché è un tema che stiamo portando avanti molto, stiamo affiancando molto società ingegneria in questi momenti. Succede, dopo ci sarà Alessandro Sandrelli di General Planning, e poi Carla Iurilli e Daniela Cazzaniga per chiudere Nero Lorenzetto e Andrea Triverio della 2D2SID. Ci vediamo qua tra 45 minuti. Grazie a tutti per la vostra pazienza, ma non perdetevi la parte pomeridiana perché abbiamo degli altri case study molto ma molto interessanti. Grazie mille a tutti e buon pranzo. Buona pausa.